Hanno parecchio da recuperare, questo è il percorso, un solo anello da 5 km. La prima parte è molto dura, fino al primo rilevamento si sale parecchio. Poi dopo si può anche rifiatare fino al terzo chilometro, dopo ci sono le ultime due salite e qui siamo già nella zona di partenza. Allora vi ricordo la situazione, ci eravamo lasciati con Danilo Lazzutina che ovviamente essendoci differenza di due decimi hanno tolto i due decimi alla Lazzutina, partiranno insieme. La Maidic 8 secondi da recuperare, Ventescali 13, Bauer 17, Scott 19, le due russe saranno imprendibili. Poi attenzione perché Gavrilyuk, Neumannovic e Palova possono rientrare nel gruppo delle inseguitrici per giocarsi una medaglia, speriamo possano fare anche la stessa cosa Gabriella Paruzzi che ha 26 secondi e mezzo da recuperare e Sabine Valbuena che ne ha 30. Stefania Belmont. Scusate, allora andiamo a vedere, hanno un ritardo superiore ai 30 secondi. Ho visto insomma queste tutte le prime 50, Stefania Belmondo ha 51-52 secondi, sono stati portati a 52, 52 sono veramente tanti però. Stavo guardando ancora, dovrebbe riuscire ad agganciare prestissimo, non vorrei dire in cima alla salita del chilometro e 7, però poco dopo dovrebbe riuscire a portarsi su Neumannova e Cepalova che sono il punto di riferimento per Stefania. Ma possono tornare sotto, partite la gallina della Giustina, andranno subito a fare un forcing importante davanti per non farsi raggiungere nei primi metri. Partita anche Ventescari, prima di lei la Maidic, ecco adesso la Scari, tocca adesso a Viola Bauer, la tedesca, poi Becky Scott e quindi attenzione perché secondo me dalla 7 alla 9 ci sono tre atlete che possono giocarsi la medaglia, la Gavrilyuk forse un po' meno, la Neumannova e la Cepalova sicuramente e poi Gabriella Paruzzi. Se Gabriella Paruzzi si aggancia a queste due potrebbe veramente fare una bella gara. Partita Giulia Cepalova, partita anche Gabriella Paruzzi e adesso anche Sabine Valbuena. Stefania deve ancora cominciare, c'è anche Emanuela Henkel, la sorella maggiore di Andrea Henkel, l'oro nella gara individuale. Partita la Belmondo, partita la Belmondo, dietro di lei Cristina Smigon in grossissima crisi. Intanto ne approfitto di questi momenti iniziali per leggere qualche email, torno su un'email che è arrivata ieri, mi scuso veramente tanto con il maestro Maurizio, ieri non avevo collegato quando aveva detto, avevo ricevuto un'email firmata da il capo carismatico degli Azzurri, poi leggendo il nome ho capito, è il primo tifoso degli Azzurri ma il primo tifoso di Fabio Mai, che tra l'altro mi sono reso conto proprio ieri di aver chiamato a un certo punto, gli ho dato del Trentino, insomma, cosa più sbagliata non poteva essere, un ragazzo di skill pario che purtroppo ieri si, insomma, Maurizio, maestro veramente, maestro Maurizio che insegna ai ragazzi anche la passione, ai suoi ragazzi di scuola, la passione per gli sport invernali, in particolare per il fondo, quando può è sempre a seguire le gare, sperava in una gara di Super Mai e invece Mai proprio non, evidentemente è arrivato forse un po' scarico a queste Olimpiadi, forse anche la responsabilità di sapere che come per Giorgio Di Centa probabilmente sarà l'ultima occasione, è stata l'ultima occasione per lui nella combinata e ieri lo è stata veramente l'ultima occasione per Giorgio Di Centa probabilmente. Spero di vederli tutti e due a Torino 2006, però non lo so, non sarà semplice perché poi passano gli anni e 4 in più, è vero che nel fondo si riesce a maturare fino in fondo più tardi rispetto ad altre discipline. Se si pensa a Marco Albarello fino a quando ha gareggiato e hanno preso già un bel vantaggio le due russe, hanno già fatto un certo margine da dietro, d'altronde non c'era nelle prime 3-5 posizioni qualcuna in grado di mettersi subito
a provare il ricongiungimento. Altra email di Giovanni, Giovanni La Rosa da Mammola, che mi dice se mi ricordo, come se mi ricordo, aveva già scritto e mi ero già trovato in difficoltà sulla pronuncia della sua, del suo paese, per fortuna me lo ha specificato con l'accento. Mi dice, secondo te quante medaglie porterà a casa l'Italia? Limitare le lame è quasi impossibile, io spero almeno in 10 medaglie. Complessivamente ovviamente credo si riferisca. Ma come mai nel biathlon Italia ha fatto disastri? Alla fine si sapeva che il migliore era Catarinucci. Chi secondo te può vincere ancora medaglie degli azzurri? E poi nonostante alcuni risultati disastrosi io mi fido degli azzurri e spero di una loro buona prestazione a Torino 2006. E tu cosa ne pensi? Cominciamo a pensare alle Olimpiadi di Salt Lake City, poi vediamo. Intanto vediamo al chilometro, le due italiane dietro si stanno difendendo bene. Questa è Stefania Belmondo. Stefania Belmondo ha recuperato 2-3 posizioni. Ha recuperato anche quattro posizioni Stefania Belmondo. Prova, sa che deve fare subito un grandissimo sforzo per avvicinare soprattutto Neumannova e Cepalova, se vuole avere qualche speranza. Allora, cerco di rispondere velocemente a tutte le tue domande. Quante medaglie? Ma io credo una medaglia nella staffetta maschile dovremmo vincerla. Sarebbe bello vincerla anche nella staffetta femminile, ma credo sia onestamente dura. Poi nelle sprint, secondo me, anche lì, facendo tutti gli scongiuri, spero che in campo maschile, non voglio dire il nome, possa arrivare una medaglia. E poi per il fondo direi che basta, spero che arrivi anche nel femminile, ma quelle concrete sono sprint maschile, staffetta maschile. Nella 50 km, nella 30 km, onestamente mi sembra difficile pronosticare qualche azzurro. Poi, come mai... E poi se si può ripetere Lillehammer, credo di no. Credo onestamente di no, se arriviamo a 10 medaglie come prospetti tu Giovanni sarebbe già un bel risultato, perché vorrebbe dire eguagliare Nagano. Anche se insomma, ci sono le prospettive di vincere di più. Vediamo. E poi mi chiede, come mai il biathlon Italia ha fatto disastri? Perché nel corso dell'ultima stagione i segnali erano stati questi, insomma. Chi può vincere ancora medaglie degli azzurri? Togliendo il discorso del fondo, escludendo il fondo, come ho già detto, so che voglio dire, pattinaggio dovrebbe essere... La speranza è tanta, speriamo che siano risolti i problemi, le polemiche del pattinaggio su ghiaccio. Poi qualcosa lo short track mi auguro, sarebbe bello dal bob ma non credo. E poi lo scialpino, perché lo scialpino adesso ci ha regalato finora un argento, ma secondo me, soprattutto le ragazze nelle discipline tecniche possono fare belle prove, ma anche nello stesso Super G. Gli uomini devono sperare nel colpaccio di Rocca o di Blardone, però qualche medaglia può arrivare ancora dallo sci. E poi mi chiede se a Torino 2006 l'Italia gareggerà anche nell'hockey su ghiaccio del Kering. Per forza, perché siamo un paese ospitante e avremo dei rappresentanti in tutte le discipline. Ricordo che se anche voi volete scrivere, l'indirizzo di posta elettronica è puppo@eurosport.com, l'indirizzo del forum invece è www.eurosport.com/it. entrate dal menu principale in Club Eurosport, poi tutto è molto facile. Come sembra essere tutto molto facile per Larissa Lazzutina e Olga Danilova, che sono davanti, dietro provano ad inseguire. Bel duello tra le due. In Val di Fiemme Larissa Lazzutina ha beffato Olga Danilova, che tra l'altro sembrava avere sci molto veloci in Val di Fiemme, più veloci di quelli della sua compagna. Qui tra l'altro c'è la Lazzutina che sta fuori dal binario. Poi è arrivata un'altra email e ne sono molto felice, email che accolgo con molta simpatia, perché ha scritto Simone Malusà. Simone Malusà è, tra l'altro lui si presenta in questa maniera, so benissimo chi sei Simone. Dice, sono un atleta della squadra nazionale di snowboard, sono un atleta più forte cross, che però lui dice, disciplina purtroppo per me non olimpica, infatti è a casa, non è alle Olimpiadi, Simone Malusà. Dice poco male, lo ringrazio per i complimenti anche a nome di Antonio Costanzo.
E poi dice, secondo te a cosa è dovuto il grande successo riscosso, almeno in Europa, di sport come il... Attenzione però, attenzione perché se ne va la Danilova, se ne va la Danilova, si è fatta sotto la latitudine però. Ha provato l'azione, ha provato la fuga la Danilova. E la Danilova vuole vincere una medaglia dopo la beffa nella 10 km, vuole vincere una medaglia importante. Da dietro però forse l'immagine un po' schiaccia, però non sono lontanissime, non sembrano lontanissime. C'è la Cepallova a tirare il gruppo delle inseguitrici, non ci sono italiane che arrivano appena dietro, peccato che non riescano ad agganciare il gruppo delle inseguitrici immediate. Simone Malusò mi chiede, secondo te a cosa è dovuto il grande successo riscosso almeno in Europa di sport come il salto con i sci e del biathlon? Beh, un motivo molto semplice, sono spettacolari e soprattutto molto televisivi, e in Europa hanno anche gli atleti, perché in Germania, in Austria, nel biathlon e nel salto, ma non solo lì, anche nei paesi nordici hanno gli atleti. A noi manca, ed è una colpa che ha la FISI, che ha la federazione, di aver fatto promozione su sport come questi di cui si sono totalmente dimenticati. Il biathlon abbiamo avuto grandissima tradizione, poi abbiamo, come al solito succede in Italia secondo me, vissuto un po' sui successi del gruppo storico. Bisogna continuare a investire, a fare promozione. Da dietro la Neumannova si muove avanti per controllare la situazione. Siamo praticamente a occhio, se n'è andata la Danilova, e la Lazzutina rischia di essere beffata un'altra volta. Secondo tentativo dell'oro per l'oro della Lazzutina, ed è già staccata, niente da fare, la Danilova ha vinto l'oro, credo. Mi sembra di aver visto che nel tratto di discesa, tra l'altro, la Danilova avesse degli sci veramente molto ma molto competitivi, leggermente più veloci della Lazzutina, ma oggi la condizione della Danilova era veramente straordinaria, anche perché ha voluto assaggiare la condizione della Lazzutina su quella salita, e poi dopo sulla seconda è partita e adesso non la va più a prendere. E oro per la Danilova. Questo è il gruppo degli inseguitrici. Ci sono Cepalova, Neumannova, c'è anche la canadese, la tedesca, ma guardate quanto ha preso la Danilova. Un'altra volata beffa per la Lazzutina, dopo quella con la Belmondo. Lì era stata lei però ad attaccare, qui invece è stata la Danilova, che ormai è entrata già nello stadio di Soldierollo. Niente da fare. Ha preso 60-80 metri di vantaggio, credo, in discesa. E qui esulta già da Danilova. Sta ridendo Olga Danilova. È una soddisfazione enorme per lei. Danilova che ha vinto la 15 classica a Nagano, beffata nella 10 classica. E adesso scatta la bagarre dietro le due russe. Le italiane purtroppo non sono riuscite a rientrare nel gruppo degli inseguitrici. Con il sorriso stampato sulle labbra, Olga Danilova arriva al traguardo e batte la Lazzutina. Niente da fare per Larissa Lazzutina. È oro Olga Danilova e ancora una volta argento Larissa Lazzutina. 7 secondi di ritardo, ma dietro è la volata per il bronzo. La volata per il bronzo. Becky Scott sulla destra, la Neumannova, riviene la Neumannova, ci prova fino in fondo, no, vince la Scott, il bronzo per la Scott, quinta la Bauer, poi c'è Pallova, Gavriuk e Scari è la grande sconfitta, Paruzzi decima, arriva anche Sabina Valbusa, undicesima, dietro c'è lo scricciolo, Stefano Belmondo sta arrivando adesso, ma è dietro alla Tereglia, poi Belmondo e quindi Kajsa Varis. Servirà poco poi se Stefano Belmondo ha fatto il miglior tempo di questa 5 km in seguimento. È una magra consolazione comunque. Tanto sto... Allora, Danilova, Lazzutina e
Becky Scott, arriva anche Cristina Smigon e poi tutte le altre. Ma credo sia un oro, una medaglia storica per Becky Scott. Spero di non sbagliarmi, ma non credo che un canadese abbia mai vinto una medaglia alle Olimpiadi. Nel fondo, ovviamente. Sto controllando Becky Scott, ma non ha medaglie. Quindi, insomma, passa per essere la più forte fondista di tutti i tempi per il Canada. E spero di non sbagliarmi, insomma. Tra l'altro, Becky Scott a Salt Lake era stata sul podio, l'unico podio che aveva ottenuto in carriera, l'ha ottenuto a Salt Lake City nella sprint, mentre la Danilova di medaglie ne ha vinte 9 prima di queste Olimpiadi, poi ha vinto una medaglia anche nella 10, medaglia d'argento, questo però è oro. È il secondo oro per la Danilova,